Non sentiva più le gambe, hanno raccontato quanti hanno soccorso l'operaio di 30 anni rimasto schiacciato tra due mezzi. La tragedia durante le operazioni di trasbordo dei rifiuti proprio all'interno dell'area deputata nello stabilimento AMA dell'ex TMB Salario. L'incidente questa mattina intorno alle 6. Il conducente del camion madre, quindi quello più grande, pare fosse sceso per avvertire il collega, anche lui fuori dall'abitacolo del suo squaletto, il veicolo più piccolo, che avrebbe dovuto scaricare la spazzatura su un'altra macchina perché la sua era già piena. Proprio in quel momento il tir si sarebbe mosso, travolgendo il giovane autista. Da capire se il freno sia stato inserito male o se non abbia retto, un malfunzionamento o un errore umano dunque su cui indaga la polizia. Gravissime le condizioni del trentenne, che ha riportato lesioni alla colonna e che è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico al Policlinico Umberto I, dove è arrivato anche il direttore generale dell'AMA Alessandro Filippi. Preoccupazione per le condizioni dell'operaio è stata espressa dall'assessore ai rifiuti del comune di Roma, Sabrina Alfonsi. Il giovane autista era stato assunto in AMA da poco più di un anno. Solidarietà all'operaio da parte dei sindacati, che tornano a denunciare la poca sicurezza. Troppo spesso abbiamo avuto l'impressione che per questa azienda, quando si parla di sicurezza, viene vissuta come un adempimento burocratico o una fastidiosa voce di costo in bilancio. Ma qui stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di persone che subiscono incidenti gravi e che oggi sono ricoverati in codice rosso.